Salve a tutti, sono Maria Luisa e sono una psicologa psicoterapeuta. Salve, io sono Francesca, una psicologa e una psicoterapeuta. Siamo qui oggi per parlarvi dei disturbi del comportamento alimentare per un progetto regionale della Federconsumatori. E pensiamo sia importante parlare di queste problematiche perché sono molto più diffuse di quello che si pensa. Infatti, in Italia sono circa 2 milioni di persone che soffrono di questi disturbi. E immaginiamo che per ogni persona che soffre di questo disturbo, attorno e dietro c'è un sistema familiare e sociale che viene inevitabilmente coinvolto, ma che spesso non sa come comportarsi di fronte a queste situazioni, di fronte a queste problematiche. Quindi cosa significa che una persona soffre di un disturbo alimentare? Allora, una persona soffre di disturbo alimentare quando il pensiero si fissa sul cibo e sull'immagine corporea. E il pensiero sul cibo e sulla forma fisica diviene principale rispetto a tutto il resto: amici, vita quotidiana, famiglia, tutto è secondario rispetto a questo pensiero che diviene fisso ed ossessivo sul cibo e sull'immagine corporea. Mai pensare troppo all'alimentazione? Allora, apparentemente sì, ma in realtà sotto c'è un disagio più profondo, psichico, emotivo, e di cui neanche la persona stessa è consapevole. Si manifesta attraverso il cibo e il corpo, ma sotto c'è qualcosa d'altro. Allora, quindi la persona si accorge di stare male? Purtroppo no, la persona pensa di stare bene ed è difficile fargli cambiare idea. Spesso anche i familiari non si rendono bene conto della situazione, magari pensano che è una cosa passeggera. Ed è proprio per questo che è importante conoscerli e riconoscerli, proprio per non arrivare a una richiesta d'aiuto quando già il sintomo è presente da molto tempo, dato che prima si interviene e meglio è in queste situazioni. Bene, allora inizieremo a conoscere meglio quali sono i disturbi alimentari nel prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima!